troviamo in compagnia di Sintesi. Ciao Camilla, benvenuta. Ciao a tutti, grazie. Mancano pochissime ore, giusto per mettere un po' d'ansia, alla finalissima del Festival di Castrocaro. Comincerei sondando un po' il terreno chiedendoti come siamo messi ad adrenalina e come stai esorcizzando questa attesa. Allora, sono un po' agitata, però in realtà finalmente posso fare quello che ho sempre sognato, quindi voglio montare sul palco e godermela il più possibile, rilassarmi e soprattutto divertirmi e comunicare me stessa e quello che da quando sono piccola voglio mandare come messaggio a tutti quelli che ascoltano. Suonare con una band, con una vera band, com'è? È bellissimo, anche perché è una delle prime volte che lo faccio e i ragazzi sono bravissimi, mi hanno capita subito, hanno capito quello che volevo e mi hanno aiutato tanto a esprimermi meglio. Astronauta è il titolo del brano inedito che presenti in gara. Cosa ti ha spinto a scegliere proprio questo pezzo? Allora, Astronauta in realtà è un po' il risultato di tutto quello che è successo in quarantena e l'ho scritto proprio di getto in pochissimo. E nel momento in cui ho ascoltato l'arrangiamento e la melodia, come stava con il testo, ho capito che era proprio quello giusto, che diceva tutto quello che volevo dire in 3 minuti, cosa difficilissima, vabbè. Quindi sì, sono stato proprio subito sicuro come... Voi giovani avete un po' il dono della sintesi, però in musica è sempre difficile raccontare tutto quello che, tutto un mondo che si ha dentro, no? Sì, poi io in realtà non ho questo dono, per quello mi chiamo sintesi. Ah. Sì, è un po' un'autoironia perché da quando sono piccola chiacchiero tantissimo quando entro in confidenza soprattutto, quindi i miei amici tutti mi dicono devi essere più sintetica, Camilla. E sei prolissa, avvisiamo quelli che ci stanno guardando che l'intervista potrebbe durare 2 ore. Nel testo affronti i temi della diversità e della normalità, due concetti che se ci pensiamo bene sono molto più simili di quanto possiamo immaginare. Qual è il tuo pensiero a riguardo? Cosa ti ha scaturito questa riflessione? Sì, è verissima questa cosa, che sono molto simili in realtà, perché siamo tutti diversi tra noi, quindi la diversità dovrebbe essere la normalità. E questo è proprio il concetto principale della canzone, accompagnato da un contrasto tra leggerezza e pesantezza, dato proprio dalla normalità e dalla diversità. Come cover, invece, cosa hai scelto di portare sul palco di Castrocaro? Allora, come cover porto L'Isola che non c'è. Ah. Sì, un po' riarrangiata perché ho cercato di portarla nel mio mondo. Mm-hmm. E ho scelto questa cover perché, a parte per il testo che è fantastico e mi ci ritrovo tantissimo, ma poi perché era la canzone preferita di mia mamma, quindi... Ti rega sicuramente un bel ricordo a questo pezzo. Sicuro. Come a tutti noi è un pezzo meraviglioso. Facciamo un breve salto indietro nel tempo, molto breve perché... Ripetiamo, sei giovanissima, avendo appena 17 anni, mi da piangere. Ecco, quando e come hai scoperto questa tua passione per la musica? Ce l'ho sempre avuta, perché mm-hmm. quando ero piccolina mi mettevo in camera e cantavo, oppure mettevo i miei genitori davanti con le sedie e facevo gli spettacolini che così. Duravano ore e ore, in cui cantavo le stesse canzoni, quindi è sempre stato dentro di me. Poi... Per vari motivi non ho mai potuto prendere lezioni e ho iniziato in realtà 2 anni fa a cantare seriamente facendo lezioni e a scrivere invece anche quello da sempre, perché è proprio uno sfogo quando che io sia triste, felice, arrabbiata, il mio modo per mettere giù le emozioni è proprio scriverle. Hai cominciato quindi con un diario o già con le canzoni? No, prima con un diario. Come abbiamo fatto tutti più o meno. Sì, ma tuttora scrivo, non come diario, ma scrivo i miei pensieri per ricordarmi soprattutto di questa esperienza, scriverò un sacco intorno. Farai un libro. E quali ascolti e quali artisti hanno accompagnato la tua crescita, la tua formazione? Ok, allora... In realtà se devo nominarne pochi è un po' difficile, però sicuramente Battiato è uno di quelli che più mi ha segnato, perché io adoro un po' il suo modo di interpretare tantissime cose diverse e metterci la sua firma. Tenco, lo stesso Bennato, mentre più attuali italiani, Calcutta, Ariete. Ah, risposte non scontate direi. A parte Calcutta e Ariete, cosa ti piace e cosa ti piace meno ascoltare dell'attuale scena musicale? Allora, io... Va bene anche se mi parli di generi e non per sì, forza sì. Artista. No, premetto che la musica a me piace tutta, anche quella che ha meno senso. Per me la musica è proprio bella, il fatto che qualcuno abbia anche una cosa insignificante per altri da dire è bellissimo come cosa.
però diciamo attualmente ascolto soprattutto l'indie italiano Ok. e tantissimo cantautorato, i più vecchi mi piacciono tantissimo. E sulla scena moderna di Big, Tiziano Ferro e Jovanotti, perché ci sono cresciuta anche con loro, Quindi se dovessi chiederti in quale genere, se proprio vogliamo etichettarci, ti riconosci oggi, mi risponderesti l'indie o il pop? Perché mi hai citato diciamo un po'. sì, perché sto io cerco di portare un po' una cosa che in Italia c'è, ma non è proprio principale, quindi sì, l'indie, però vorrei unirlo a quella che è un po' l'elettronica straniera, l'alternative, Citami qualche artista. elettronica, Sia, Lorde, sì, Non male. Billie Eilish, soprattutto lei è un grande mito per me. Sì, e mi piacerebbe un po' unirlo a quello che invece è l'indie attuale. Ok, italianizzarlo, che magari sai in Italia la melodia, anche il Esatto. cantautorato che hai citato, quindi sarebbe una bella fusione, Sì. non abbiamo avuto una mannaggia idea. E per concludere, Camilla, ti chiedo a chi si rivolge oggi la tua musica e a chi ti piacerebbe arrivare in futuro? Allora, io credo che adesso si ritrovino queste parole soprattutto i giovani. I tuoi coetanei. Esatto, sono una ragazza di 17 anni e non pretendo di arrivare a persone molto più grandi, però spero Anche che un se tu hai un testo giorno, molto maturo, eh. questo mi fa piacere. E spero veramente che un giorno arrivi a più persone possibili. Non mi interessa l'età, il genere, la provenienza. Per me la musica è bella perché unisce e quindi è proprio quello che voglio fare io, far ritrovare le persone nelle mie parole. Anche perché se tu mi citi Battiato, mi citi artisti non proprio contemporanei alla tua età, di conseguenza anche a te possono ascoltarti persone più grandi, anche il sottoscritto Esatto. ad esempio. Quindi ringrazio Sintesi per essere stata con noi, Grazie mille. ti auguro buona fortuna per questo Castrocaro e per i prossimi progetti. Grazie, è stato un piacere.